continuiamo con i nostri autori, in questo caso collana dei libri senza barcode, la collana del gruppo di comunicazione che io, dove io sono direttore, una copertina che ho curato, quindi ne sono particolarmente affezionata, una persona che conosco da tempo, abbiamo insomma condiviso interessi molto affini. Marco Costantini, benvenuto a Liberi TV. Grazie Sheila, buona giornata. Allora, il 1 maggio a Santa Severa con Marco Costantini e i fiori di Pina. Raccontaci questo libro. Beh, Fiori di Pina è una storia che parla di comunicazione, nel senso che un bambino ha problematiche di linguaggio e la mamma si trova a combattere un problema molto grande e comincia a informarsi, a documentarsi della malattia, di quello che subisce, di quello che porta. Ma nel frattempo vive una storia d'amore all'improvviso e come tutte le storie d'amore, a un certo punto si entra in un tunnel del passato dove riaffiorano i ricordi, le vicende che ti hanno un po' stravolto la vita. E in tutto questo c'è una storia che proprio caratterizzata dai fiori che nascevano in questo posto soltanto in un periodo dell'anno e a certe condizioni. E quell'anno questi fiori sbocciarono grazie all'amore di Pina e di Marco. CTL Editore Livorno è l'editore che ha pubblicato questo libro, ma io so che è in lavorazione anche un altro testo. Dice poi il titolo, ma soprattutto se sono legati uno con l'altro. No, non sono legati, ma però parla dei figli. Questa volta parla dei miei figli, gli angeli spezzati. È una storia dove si racconta una lontananza lunga, un ritrovarsi dopo un travagliato percorso, ma questa tempesta che è passata ha reso tutti più forti. E un'altra volta l'amore che ritorna, no? Come in tutte le storie. Quando c'è una base forte di amore, poi le cose tornano. E è ritornato prepotentemente e ora più che mai fanno parte della mia vita. Molto bello, lavoreremo molto anche alla copertina, faremo molta attenzione alla copertina. Marco, i Fiori di Pina ha avuto da subito un grande successo, l'abbiamo presentato più volte nell'ultima presentazione di gennaio, poi c'erano moltissime persone, moltissimi dei tuoi amici ed è stato veramente molto bello. Bello. Quali sono i feedback che stai ricevendo? Cosa ti dicono le persone che lo hanno letto? Siccome ho tanti amici che stanno anche fuori Roma e tanti l'hanno ordinato e gli è arrivato, anche questo la CTL è molto veloce nella consegna poi del libro e tra l'altro permette anche di pagarlo alla consegna. Devo dire che, per esempio, in Puglia c'è una mia conoscente che l'ha letto ed è rimasta. Diceva Marco, mi hai fatto rivivere una mia storia. Oppure un'altra insegnante di italiano che l'ha letto, dice che è piaciuto tantissimo perché non è un amore mielato, sai, di quelli. No, è una storia che c'è anche molta sofferenza, la perdita di un padre, di un amico che all'improvviso cambia storie. Cioè, c'è tutta una storia dietro che comunque è. Porta a un amore che può essere un amore di due persone, ma anche un amore di amicizia, un amore diverso. Perciò io penso che per Mina la cosa più centrale è proprio la co comunicare, parlare, darsi ancora una volta un segnale dopo questi tempi bui che le persone esistono, ci sono. Bisogna solo dare modo di ascoltarle. Quando uno ascolta, poi alla fine riesce a parlare.
Parliamo appunto di comunicazione, è molto importante per te, ma cosa vuol dire poter parlare e nello stesso tempo non poter dire le cose che si vorrebbero? Questo vuol dire tanto, perché a volte dicendo una cosa sai che puoi ferire altri, oppure se sei una persona che comunque esprime opinioni, hai sicuramente una parte che è con te e una parte che è contro di te. Io penso che invece parlare, dire quello che uno pensa, alla fine si arriva sempre a un compromesso. Il compromesso è quello di ascoltare prima, perché io ascolto tutti, nel senso che ho le mie idee, le mie opinioni, ma io ascolto tutti perché tutti hanno qualcosa da darmi, no? Anche se non sono d'accordo su tante cose, però da lì prendo un qualcosa che poi mi rimane dentro, da lì elaboro e cerco di ragionarci sopra. Perciò è l'ascolto, è la cosa che in questo momento manca, diciamo un po' alla gente comune, no? Ascoltare le difficoltà, le sofferenze, in questi momenti difficili dove la solitudine, specialmente per gli anziani, per i bambini, è stata veramente dura, saper ascoltarli forse li rende più felici loro, ma rende più prezioso il nostro in parte interiore. Io penso che c'è ancora molto da ascoltare e da parlare. Allora, Marco Costantini, grazie. Ci vediamo a Santa Sevilla il 1º maggio in Piazza Roma nello stand SBS Comunicazione. Grazie davvero Marco e grazie a Liberi TV. Grazie, grazie a tutti, grazie a Liberi Tu e vi aspettiamo tutti il 1º maggio a Santa Severa. Più cultura, più libri. A presto.